Le persone che se ne sono occupate, i vari corpi, guardate, ero in Giappone per il G7 e la presidente del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva, mentre cercavo di raccontare la situazione complessa che l'Italia viveva, ha detto davanti a una folta, diciamo, delegazione di leader mondiali che l'Italia ha il sistema di protezione civile migliore del mondo. E io sono stata orgogliosa, ma noi lo sappiamo bene e ovviamente riguardano non solamente la protezione civile intesa in senso stretto, ma riguarda tante forze che si sono mosse in questi giorni e davvero il lavoro che è stato fatto è miracoloso. Come è miracoloso, penso che questo l'abbiate visto tutti, e in questo l'Italia, insomma, noi Sì, tiriamo fuori il meglio di noi davanti alle meglio delle tragedie, no? Io ho tragedie. visto tanti ragazzi giovanissimi che si trovavano lì, che cercavano di dare una mano, una popolazione che arriva anche da fuori, che vuole rendersi protagonista e partecipe in un momento come questo. Ho visto tanto orgoglio nei cittadini colpiti, tanta voglia di ricostruire, di partecipare. L'ho trovato straordinario. Di solito quando arrivano queste catastrofi e queste tragedie, la rassegnazione rischia di prendere il sopravvento. Non è quello che ho provato. Chiaramente noi, e questo in questo caso parlo per la politica, dobbiamo essere all'altezza di questo sentimento, di questa attesa, di questa speranza. Io ringrazio Presidente Bonaccini, il sindaco di Ravenna, gli altri sindaci che sono stati coinvolti, perché queste sono quelle questioni nelle quali i livelli istituzionali devono lavorare seriamente come una filiera, ed è quello che tenteremo di fare. Quello che interessa capire a me oggi, perché voi sapete che c'è un Consiglio dei Ministri convocato per martedì, noi avevamo già fatto un decreto per, diciamo, per lo stato d'emergenza, per stanziare le prime somme che erano necessarie all'emergenza immediata. Nel Consiglio dei Ministri martedì porteremo altri provvedimenti che servono ad allargare la zona d'emergenza, che servono ovviamente alle cose principali, però quello che voglio tentare di fare è capire davvero quali possano essere le prime necessità e le necessità future per cercare di operare con concretezza. Io ho incontrato cittadini che ad esempio hanno il problema di non avere l'elettricità in questo momento e che magari potrebbero anche con strumenti, diciamo, autonomi, tentare di drenare l'acqua in case che sono allagate, e magari si può intanto affrontare anche questa emergenza. Ho trovato tante grandi piccole cose, ma voi che l'avete seguito in questi giorni sapete dirmi sicuramente quali sono le cose più significative che vanno fatte. Vorrei davvero che nel Consiglio dei Ministri di martedì, cioè domani tutto il giorno per lavorarci, e io per questo ci tenevo a essere qui oggi perché non si perdesse tempo. Noi riusciamo a mettere nero su bianco anche con le risorse necessarie, che siamo già insomma all'opera per trovare tutti i provvedimenti che possono essere più significativi. In questo ovviamente non posso chiedere a nessuno di meglio che non siate voi che siete stati sul campo e avete visto con i vostri occhi e conoscete la questione nel suo complesso. Però davvero grazie perché sono stata fiera dell'Italia, insomma, degli uomini e delle donne, delle nostre forze dell'ordine, delle nostre forze armate, della protezione civile, delle nostre istituzioni, i funzionari che lavorano per le nostre istituzioni. Sono fatto un lavoro straordinario. Grazie No, anche a no, grazie a lei, loro, sì, grazie a prefetto, loro, perché grazie so com'è andata la partita del Napoli, ma immagino che poi non abbia più potuto guardare il calcio. a loro. E quindi è molto molto prezioso e faremo del nostro meglio per essere all'altezza di questo lavoro che avete fatto. Grazie ancora. Grazie.